Lutto per la fiction, apostrofo un posto al sole. È morto Antonio Pennarella. Conosciuto all'interno della fiction napoletana come il nonno di Nunzio Cammarota. Aveva recitato la parte del cattivo nella SOA napoletana dal 2011 al 2016. Interpretava i panni del B.O.S.S. Nunzio Vintariello, nonno del giovane Nunzio Cammarota. Chi era Vintariello nella fiction Un posto al sole? Vintariello, boss spietato della camorra, cercò di coinvolgere il nipote nei suoi loschi affari e di introdurlo nella malavita partenopea nominandolo suo successore nella cosca mafiosa. Ogni tentativo sembrò vano perché Franco Boschi, Peppe Zarbo, riuscì a salvare il ragazzo concedendogli una vita normale. Antonio Pennarella, Vintariello, fu costretto a lasciare Napoli a causa dei suoi problemi con la giustizia e cominciò la sua latitanza. Ma il suo ritorno avvenne in maniera precoce. Al boss spietato di Un posto al sole venne diagnosticato un tumore e in punto di morte decise di tornare a Napoli per chiedere perdono al nipote. L'uscita di scena del boss AVVENNE. Con la sua morte, l'addio di Pennarella ad Un posto al sole era ormai da un po' che il personaggio interpretato da Antonio Pennarella mancava dalla SOA partenopea di Rai 3, ma tutti noi continueremo a ricordare l'attore per la sua magistrale interpretazione di un ruolo per niente facile, come era quello di Vintariello. Non solo il cattivo Pennarella ha recitato in tantissime pellicole di successo nelle quali, appunto, interpretava anche ruoli impegnativi. Tra le più famose ricordiamo Squadra Antimafia 6, in cui è stato l'interprete di Gennaro Pastrone trattino d'Unione, il sindaco pescatore, virgola, nel ruolo di Claudio Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, un politico italiano assassinato dalla criminalità organizzata. Il coraggio di Angela, virgola, nel ruolo di Gigè, virgola, il più fidato scagnozzo di un capo mafia. I funerali, le esequie domani a Porta San Gennaro alle 11:00.